Giancarlo, sono cento anni della radio e tu sicuramente a livello locale e non solo, anche a livello internazionale hai molto da raccontare su questo straordinario mezzo. Legnano, com'era quando c'erano le radio? Beh, Legnano era un'avventura, erano altri tempi. Eh, c'era voglia di ascoltare musica c'era voglia di contrapporsi alla RAI che faceva solo un programma radiofonico che si chiamava hit parade ai tempi e alla fine ci parlavano sopra sulle canzoni insomma noi volevamo sentire la musica non ce la facevano sentire ce la siamo fatta da soli quante radio ricordi sul nostro territorio perché ce n'erano davvero tantissime sì eh, diciamo che Forse la prima è stata Radio Carroccio. Forse la prima, eh, poi mh, nacque Radio Eco che era Castellanza, poi Radio Cooperativa, eh, poi c'era Wonderful, che, eh, Radio Wonderful Music. Che poi divenne la mia radio. Io mh, venivo da un periodo, un lungo periodo in Inghilterra, lavorando sempre per una radio e ascoltando l'FM stavo cercando di decidere. Eh, quale radio poteva essere? Quella e dissi: no, no, il segnale, la musica è questa. E lì c'è stato l'incontro con Wonderful Music. Comunque, eh, voglia di far ascoltare la musica e voglia di esporsi perché per molti la radio da allora è stato anche un trampolino professionale per me, ma per tanti altri colleghi, faccio due nomi: eh, di due bravi doppiatori, Stefano Albertini e Daniela Trapelli che ha fatto, lei ha doppiato la regina nella serie The Queen, per esempio, nella quarta serie. E questo ha creato la radio di allora. Senti, te lo ricordi il tuo esordio, la tua prima volta in radio? Beh, la mia prima volta in radio non è stata in Italia. È stata a Londra, la, la radio si chiamava Capital Radio 194, e io collaboravo, facevo... Radio. Ma facevo bottega con un DJ che si chiamava Kenny Everett, secondo me il DJ più tecnico a livello di creazione di jingle, di programma, aveva una fantasia sfrenata e io mi ricordo al primo brano, Santana, she's not there. Ecco, questo forse è un po' qualcosa che connota la radio forse più di un tempo, oggi si sta molto sulle hit, c'era molta ricerca musicale, c'era il vinile che si andava a cercare, c'erano i lati B del vinile da far conoscere agli ascoltatori. Quindi oggi si parla molto di eh, fuori ora, di lanci subito immediati, e invece forse la radio nascente in quegli anni era una radio, io parlo nascente per le radio libere, quindi negli anni 70, eh, proprio di ricerca e di sfida quasi a chi conosceva il brano più strano o più, più raro. Più raro ma non solo, ma la ricerca anche è uscito il nuovo album di Battisti, ce l'abbiamo prima noi, allora c'era una rotta con le case discografiche eh, che magari favorivano una radio piuttosto che l'altra, però ecco, eh, mentre adesso la musica viene proposta a, a uso-consumo, allora era molto attesa, eh, avevi la possibilità di entrare in un negozio di dischi, ascoltare il disco, se ti piaceva lo compravi, se no... Eh, però, Maggior parte delle volte lo compravi perché. Ecco, mi dai anche là per ricordare il mitico negozio Carù che era veramente una, una, una comunità più che un negozio, e proprio la notizia di questi giorni che verrà dato un premio speciale durante l'ambito del premio Tenco, un riconoscimento anche per la memoria di Paolo Caru. Quindi credo che questa sia importante per le generazioni di prima, ma soprattutto per le generazioni che arrivano adesso. Sì, eh, soprattutto per che ma anche perché lui è stato un punto di riferimento per decenni. Quindi, poi, eh, determinata musica la trovavi solo lì, eh, se avevi gusti particolari eri nel posto giusto per, per andarla a ricercare. Eh, faccio solo una piccola parentesi: dimenticavo che eh, le radio a Legnano poi si sono evolute, si sono scontrate, ma poi si sono unite. E per esempio la storia di Wonderful Music con mio amico. Eh, diciamo eh, due radio nate per combattersi, tra virgolette, no? per farsi concorrenza. Però alla fine l'amore per la radio ha sempre vinto: perché di due se ne può fare una, facciamola meglio, e poi tutto è, è andato. Chissà perché, non lo capisco. Sì, è un dubbio che resta sempre, anche se poi gli studi dicono sempre che la radio è quella che impatta maggiormente quando c'è una nuova ricerca eh, tecnologica, un nuovo mezzo di comunicazione, però poi arriva sempre ad un, un livello di galleggiamento e non viene mai abbattuta del tutto. E ti lancio questa provocazione. Oggi grande tendenza sui podcast, che non sono la radio, ma che sicuramente con la radio hanno molto in comune, soprattutto tu che sei voce. Questa importanza della voce che arriva, che rimane riconoscibile, che diventa una parte della nostra quotidianità. Eh, quanto vedi nei podcast la tradizione della radio e quanto no e quanto è importante la voce? La voce è uno strumento e come tale è straordinario perché è la prima cosa che noi ascoltiamo di una persona di conseguenza al di là dell'aspetto fisico eccetera la, la, la voce e quindi è uno strumento uh, una voce che puoi utilizzare uno dice ah ma c'hai una bella voce tu sei fortunato non è vero bisogna sapere imparare ad usarla perché sennò non serve a niente è come avere una Ferrari ma non, non avere la possibilità di guidarla il podcast diciamo che è un figlio uh, sì della radio ma trasmette qualcosa di diverso ai giovani. Eh, mentre la radio era sempre incentrata sulla musica, sempre sulla comunicazione, sul uh, fatto di offrire anche un po' di intrattenimento, il podcast è più approfondimento da questo punto di vista. E allora mh, eh, diciamo che è uno strumento diverso ma dello stesso albero, insomma, la genealogia è lì. Eh. Senti, ma come chiudevi la tua trasmissione radio? <ride> Guarda, mi fa venire in mente una cosa simpaticissima di un amico che ha ritrovato una cassetta che registrava delle radio. No? E io avevo un gingolino che faceva, c'è Giancarlo, dua, dua La <ride> cosa stupida, no? allora si faceva. E niente, un giorno mi telefona e mi parte con questo cingola voce. E mi ha fatto, eh, però la mia chiusura è sempre stata eh, su un... Pezzo che doveva lasciare come dire, era il preambolo per l'indomani. No? Io facevo trasmissioni con, eh, quotidiane. Eh, e il, il, lasciare il mixer, lasciare il microfono è quasi un distacco da un amore. Non so se tu lo provi quando, quando saluti. Eh, però a quel punto sai che fai? Chiudi velocemente: ciao, ci vediamo domani! Eh, e questo è l'unico modo per uh, perché, se no, staresti lì. Ore. E allora, visto che è passato nel frattempo un secolo dalla nascita di questo straordinario mezzo, possiamo dire che Giancarlo De Angeli, dalla voce di Wonderful Music, è diventato la voce di Legnano. <ride> Insomma, una delle voci, perché credimi, sono tante belle voci e tanti bravi attori anche.